ragazzi, buongiorno ragazze. Oggi voglio fare una challenge molto particolare che ho visto ha fatto Chiara, ma già ancora un po' di tempo fa in realtà. E poi l'hanno fatta, ho visto anche un sacco di youtuber americani. Ed è la challenge in cui mangio per 24 ore solo cibo rosa. Ovviamente tra tutti i colori possibili e immaginabili che ho visto, perché ho visto che questo video l'hanno fatto un po' con tutti i colori, io dovevo assolutamente scegliere il rosa, o perlomeno iniziare con questo colore, perché lo sapete è il mio colore preferito. Quindi penso vi sareste meravigliati tutti se avessi scelto un altro colore. Voglio farvi vedere, sono stata al supermercato, voglio farvi vedere le cose che ho preso. Spero vivamente di riuscire a seguire questa challenge alla lettera e soprattutto di riuscirci fino a domani per completare le 24 ore, perché può sembrare facile, ma ragazzi non lo è per niente, specialmente il rosa. Non ci sono tantissimi cibi di colore rosa e che non sia rosso, perché alcuni, tipo il salmone sembra, però è più arancio, oppure tipo la frutta, tipo i lampone, la fragola eccetera, sono un po' più rossi. Quindi ho avuto un po' di difficoltà, vi devo dire la verità, ma alla fine sono riuscita a scovare, secondo me. I gatti come al solito fanno casino. Gatti, non litigate. Max, non aggredire gatta Stellina. Ok, lui vuole giocare ma lei non si rende conto. E quindi queste sono le cosine che ho preso. Ok, vediamo tutto quello che ho preso. L'unica cosa che sto ancora aspettando, perché mi sta per arrivare un'altra spesa online, è il gelato alla no, alla fine ho preso quello allo yogurt con i frutti rossi, che ovviamente poi diventa rosa, insomma. Quindi almeno speriamo. Le cosine che ho preso sono, allora, questi biscotti con il cioccolato rigorosamente rosa, almeno così si evince dalla scatola, spero sia vero. Poi ho preso questi, sono tipo dei quadratini, tipo quelli low acre però quadratini, e questi sono fatti con lo yogurt ai lamponi e quindi hanno tutto il ripieno rosa. Poi da bere è stato veramente difficile, perché volevo prendere il succo al lampone che diluito diventa rosa, ma non l'ho trovato e alla fine ho preso questo, che è il Santal Refresh, il succo al pompelmo rosa. Quindi è rosa, ragazzi, garantito, almeno insomma per me è questo, è rosa. E poi ho preso le caramelle, voi lo sapete, io adoro le caramelle gommose, amo i marshmallow, e queste sono, alcune sono gialle, ma ce ne sono anche solo di rosa, e noi mangeremo rigorosamente solo quelle, perché oggi per 24 ore devo mangiare solo cibo rosa, cascasse il mondo, non ingurgiterò nient'altro. E poi ho preso, allora, tonno patè della Rio Mare, tipo quelli, tipo spunti da mettere sul pane, che in qualche modo dovremmo far diventare rosa, ma a quello ci penseremo dopo. E poi ho preso, vabbè, sono super fiera ed orgogliosa di questo, ragazzi, ho preso il sale. Volevo prendere il sale dell'Himalaya, perché è un pochino più rosato rispetto al sale normale, ma poi ho trovato questo, che ragazzi è rosa, ma rosa, ed è il sale al vino Chianti, che useremo oggi per cucinare. Io spero che sia anche buono, perché non è che io impazzisca in realtà per il vino rosso, quindi spero che sia buono. E poi ho preso condimento per la pasta, e la pasta, mi direte, la pasta Nicole gialla, sì, ma io ho un trucchetto per farla diventare rosa, ovviamente, adesso vedrete. Ed ho preso questo, come si chiama, questa salsa, sì, un condimento per la pasta, insomma, con radicchio e speck. Voglio farvi notare che io non mangio radicchio, però una volta per sbaglio ho assaggiato un sugo con radicchio e non mi dispiaceva. Quindi io forse veramente, grazie a questa challenge, perché voi lo sapete, io sono super schizzinosa, non mangio praticamente nulla, e forse con questa challenge sto iniziando piano piano ad ampliare. Gatti, smettetela. Max, smettila. Lui vuole giocare con la gatta, ma lei povera non capisce, scappa e si spaventa. Dicevo che con questa challenge forse sto ampliando un pochino quelli che sono gli alimenti della mia dieta. Quindi forse grazie a YouTube mangerò qualcosina in più, piano piano, molto piano. Quindi ho preso questo, che secondo me è abbastanza rosato, ma siccome non ero proprio convinta che fosse molto rosato, ho preso, ho preso il colorante alimentare pastello, che è rosso, ma ovviamente devo aggiungerne poche gocce, e questo pensavo di usarlo proprio per la pasta, ma anche forse per il pane, se voglio fare lo spunti con lo snack Rio Mare. Insomma, vedremo
come si svolgerà la giornata e vedremo man mano come fare. Comunque sono molto molto felice di aver trovato questo, perché così stasera possiamo fare la pasta, perché non ero sicura che questo fosse abbastanza rosa. E poi ho preso, appunto, a parte il gelato che sto ancora aspettando, ho preso lo yogurt. Questi, mi direte Nicole, sono bianchi? Sì, ma sopra c'è, lo vedete, c'è il c'è tipo la polpa di frutta rossa, quindi rosso e bianco. Se lo mescoliamo esce lo yogurt rosa. Quindi questo è il nostro bottino. Non posso escludere però che in giro per il centro io non prenda qualcos'altro, e devo stare attenta che sia rigorosamente rosa. E quindi direi di iniziare a questo punto con la colazione. Nel frattempo, tempismo perfetto, è arrivata anche la spesa ed ho preso appunto il gelato con yogurt e frutti di bosco, che ragazzi, più rosa di così non si può. Quindi appunto direi adesso di iniziare con la colazione, perché ho abbastanza fame. A dire la verità, per colazione avrei una voglia terribile di farmi uno dei miei smoothie. Ho preso anche lo spinacino fresco da poterci aggiungere, e ho le banane, farei uno smoothie strabuono, però non devo, perché questi non sono assolutamente cibi rosa. Quindi oggi per colazione abbiamo, allora, ho pensato di mangiare uno yogurt, fragole e lampone, e qualche biscottino che adesso voglio proprio vedere se sono davvero rosa. Apriamoli insieme. Mi sto chiedendo come facciano ad essere rosa questi biscotti in realtà, e da qui vedo che sono stati, non sono colorati e sono praticamente fatti con le bacche di cacao, che dovrebbero essere di questo colore, se ho capito bene, perché appunto non hanno coloranti, non hanno conservanti ed hanno il sapore appunto di queste bacche, che non ho ben capito se siano quelle del cacao o no, ma mi sembra di sì, insomma. Adesso vediamo, sono curiosa. E sì ragazzi, sono decisamente rosa, e sembrano anche molto molto appetitosi, vi dico. Lo yogurt invece, agitiamolo, mescoliamolo per bene, speriamo che diventi rosa, altrimenti non posso mangiarlo. Sì, direi che decisamente di colore rosa, quindi va benissimo per la nostra challenge. E cos'è che bisogna fare prima di mangiare lo yogurt? Ovviamente leccare il tappo. Immancabile. Eccola la nostra colazione. Ho preso 3 biscotti di quelli al cioccolato, lo yogurt, fragola e lampone, che alla fine per fortuna è uscito rosa. E poi, se avrò ancora un po' di fame, potrei mangiare anche qualche quadratino lo hacker, che sembrano molto molto buoni a dire la verità, eh? Cosa c'è, amore mio? Ciao patatino mio, sei il mio gattino, gatto da mer che si imbuca nei video come al solito. Amore mio, vuoi partecipare nel video? Tever, ciao, ma tu sei tutto bianco e un po' arancione, non so se puoi far parte del video. Tutto bianco lui, tutto bianco. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi vogliono dare i bacini, quindi di solito tu non mangi ste robe tutte rosa. Come mai oggi stai facendo questa colazione diversa dal solito? Tutto strano oggi. Io mi sono appena svegliato e ho ancora tanto sonno. Piccolo gatino, tutto bianco che dai bacini. Ovviamente è arrivato anche Max, perché questi due sono inseparabili. Ma cosa gli stai lavando? Denver, mio Dio, voi siete veramente staglio e olio, ma cioè... sì, adesso vagli a mangiare tu, gatto Max. Siete una coppia voi due di pirati. La privacy che hai quando hai gatti, cioè zero. Iniziamo dai biscotti. Stra buoni ragazzi. In realtà non so che sapore sia, ma è un sapore tipo un po' fruttato, però riesco a distinguerlo. Sono stra golosi, super buoni. Assaggiamo anche lo yogurt. Di questo marchio non li avevo mai assaggiati. Devo dire che è molto buono. Un po' troppo zuccherato per i miei gusti, ma ci sta ragazzi, ci sta. Almeno come colazione non mi è andata così male. Mi spaventa il resto della giornata, ma la colazione non è male. Dovete provarli questi ragazzi, sono alla fine del mondo, sono strabuoni. Nel frattempo, se sentite un rumore,
è sempre la lavatrice, non so perché, ma quando filmo ho sempre la lavatrice accesa, cioè perdonatemi, vi giuro. A questo punto, che ho finito i miei biscotti e il mio yogurt, vorrei assaggiare anche questi quadratini, vediamo come sono. Mmm, profumino niente male. Sono proprio rosa, hanno il ripieno tutto rosa. Quindi direi che ci sta nella challenge. Di solito mi piacciono tantissimo i low hacker, quindi... Cavolo, si sente tantissimo il lampone, ragazzi. Provateli questi se avete la possibilità, perché sono pazzeschi. Quindi, questo per la colazione era tutto lì allo studio. No, sto scherzando. Comunque, questo era tutto per la colazione. Adesso mi preparo, perché ci sono delle cosine che devo fare in centro. Ci vediamo comunque dopo con il pranzo. Ragazzi, mi sto truccando, in realtà ho già fatto la base, ho già fatto contouring, illuminante, potete vederlo sempre sulla puntina del mio naso, eccetera. Ovviamente sto indossando anche un top rosa, visto che questo video è tutto concentrato sul rosa, mi sembrava giusto. E voglio fare anche un trucco occhi sul rosato, che ultimamente non sto praticamente mai usando ombretti, ma oggi voglio farlo sul rosato. E userò la palette di Urban Decay Back Talk, che come vedete ha un sacco di shades, appunto, rosate, e vedremo che cosa combiniamo. Alright, questo è il mio trucco, che alla fine è venuto parecchio scuro, forse un po' più un trucco da sera. Comunque ho messo un po' di rosa e un po' di viola e un po' di illuminante sull'angolo interno. Ho aggiunto un pelino di marrone, perché altrimenti risulta un po' troppo occhio gonfio il rosa su di me. Quindi così ho fatto uno chignon e ovviamente, come vi facevo vedere prima, ho un bellissimo top rosa con tutti questi merletti. Molto pink oggi naturalmente, adesso esco e poi quando torno vedremo cosa fare per pranzo. E vedremo se trovo qualcosina anche in centro da poter comprare di rosa. Forse con questa luce riuscite a vederlo meglio. Mi piace molto il trucco, era da tantissimo che non mettevo ombretti, eyeliner, matita, ma vi devo dire che mi sono mancati. Mi sono mancati parecchio, quindi sono piuttosto soddisfatta. E va bene, ci vediamo dopo. Ho già fame, quindi devo resistere, devo fare delle cosine in centro e poi torno e finalmente pranzeremo. Come potete vedere fa veramente caldo, cioè no, non potete vedere che fa veramente caldo, ve lo dico io che fa veramente caldo, però come potete vedere ho preso una granita. Di solito questa non è la mia scelta, di solito prendo o menta o Coca-Cola, ma oggi l'ho presa alla fragola perché è rosa. Notare anche la cannuccia rosa. E vi devo dire, è la prima volta che ne assaggio una alla fragola, ma non è niente male, non mi dispiace. Rinfrescante, ci stava. Sono venuta nel supermercato a vedere se trovo qualcos'altro di rosa, ragazzi. Vediamo. Cereali, effettivamente non ce n'è. Quindi no, 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 niente di niente. Frutta e verdura, un po' difficile trovare qualcosina di rosa, effettivamente. Ma non è che mi dispiace tanto, come sapete io e le verdure non andiamo tanto d'accordo. Queste sono buonissime, sono le fave triestine. E ce n'è anche di rosa, ma poche, però non le prenderemo adesso solo per quelle poche del pacchetto, però sono molto buone, se venite a Trieste assaggiatele. Pane, grissini, cracker, direi che di rosa non c'è niente. E tra le merendine mi sa nemmeno qui niente. Biscotti nemmeno, niente di rosa. Forse qua c'è qualcosina di rosa qui, ma troppo poco per poter, perché vada bene per la challenge, mi sa. E gli altri, no, niente di rosa, niente di rosa. E nemmeno da questa parte. Per questa challenge il rosa è veramente un colore difficile, non è semplice, ho iniziato proprio con il colore più difficile secondo me. L'unica cosa rosa che ho trovato sono i ghiaccioli, però ho il gelato a casa, quindi non li prenderò. E nemmeno nella sezione della pasta mi sa che è fattibile trovare qualcosa di rosa. Qui, vabbè, il patè già ce l'ho. Mi sa che è un po' l'unica cosa rosa anche tra i vasetti, i condimenti, eccetera. Alla fine ho trovato qualcosa di rosa, sono i gamberetti. Non so ancora come li mangerò, probabilmente così, semplicemente dal vasetto, ma prenderemo questi, almeno, dai, sembrano abbastanza rosa. Sono da McDonald's e ho trovato qualcosina di rosa. Ci sono i macaron e i donut, le ciambelle, sono buonissime quelle con i marshmallow. Quindi mi sa che prenderò quelle. Alright, presi! Adesso, dopo il pranzo, ho già il dolcetto. Sono tornata a casa e c'era a salutarmi Gatta Beta. Ciao, amore mio! Ciao! Non riesco ad accrezzare perché ho mille cose in mano.
Ciao amore mio, sei bellissima, vieni con me, dai. Andiamo di là, vieni. Vieni gatta betta. Vieni gatta betta. Vieni. Oh. Patatina. Sei bellissima. In realtà stavo pensando, perché la mia idea era di mangiare appunto per pranzo questo sul pane, però poi mi sono resa conto che volevo farlo su una fetta di pane e il pane non è rosa, quindi infatti ci ho pensato dopo, perché quando ho comprato il pane ho detto no, non posso mangiarlo, non è rosa, quindi quello che voglio tentare è di, lo so ragazzi, lo so, ma seguitemi un attimo, ok? Seguite il ragionamento. Voglio tentare di colorare il pane, cioè proviamo a tagliarlo a fettine, proverò a colorarlo con questi coloranti alimentari, vediamo che cosa ne viene fuori. Ok, onestamente non so se sia una buona idea o una pessima idea, probabilmente una pessima idea. Allora, questo è il colorante per alimenti, so di doverne usare veramente veramente poco. Poi cerchiamo di distribuirlo con un coltello, ma che ne so. Ti prego, diventa rosa. Ti prego, diventa rosa. No, adesso è soltanto un pane a macchie. Che disastro, mio Dio, dai, ti prego, colorati. Colorati. Ok, abbiamo usato una boccetta intera. Questo è il mio pranzo, diciamoci la verità che queste fette di pane non sono riuscita a colorarle bene, almeno però il tonno Rio Mare è rosa, poi abbiamo da bere, c'è il succo al pompelmo rosa e mi vergogno tantissimo per sta roba, vabbè. Poi c'è la ciambella del McDonald's con la glassa rosa e di macaron rosa che se non sbaglio sono al lampone o alla fragola, non sono sicura. Vabbè, buon appetito! Mi stavo quasi dimenticando dei gamberetti, ragazzi. Aggiungiamo i gamberetti, così diventa il tutto un pochino più rosa. Ok, this is it, ragazzi. Questo è quanto, finalmente si mangia. Spero sia decente. Ok, assaggiamo questo pranzo terribile che sono riuscita a fare, ma vi prometto che la cena sarà meglio. Però devo andare a prendere altro colorante alimentare perché l'ho finito tutto per queste fette di pane che non sono neanche riuscite benissimo. Beh, vi dirò che non è niente male, anzi, è molto buono. Devo dire che ero un po' preoccupata, ma il colorante alimentare non si sente. O perlomeno non mi accorgo che ci sia, ecco, del sapore. Ma perché con la fame che avevo, qualsiasi cosa mi sarebbe piaciuta alla fine. Succo al pompelmo rosa. Sarà buono, mi piace un sacco il succo al pompelmo, ma non lo prendo quasi mai. Passiamo al dolce, direi. Sono molto felice di aver trovato la ciambella rosa al McDonald's, che come sapete è uno dei miei dessert preferiti lì. Anche se probabilmente è la cosa meno sana di questo mondo. Dovete provarle, sono troppo buone. Vi dirò, tutto sommato non è niente male, mi sta andando abbastanza bene questa challenge. Di macaron ne ho due, ma non riesco proprio a mangiarli entrambi. Uno però vorrei assaggiarlo, perché non credo di aver mai mangiato quelli del McDonald's. Vediamo, c'è un gatto dentro. Niente male, perché è super morbido. Ne ho preso uno da un panificio tempo fa, mi sa che l'avevo mangiato proprio davanti alla videocamera, mi sa che era un mukbang. Ed era durissimo, è veramente il peggior macaron che io abbia mai assaggiato. Questo invece non è niente male, sono molto morbidi, sono strasazia, non penso che farò nemmeno uno spuntino fino a cena. Quindi adesso mi metto al computer che devo rispondere ad alcune email e ci vediamo dopo con la cena. Sono le 5. Le 17:10 e mi è venuta un pochino di fame, anche se non è proprio fame probabilmente, e voglio di qualcosa di buono ambrogio, no sto scherzando, il fatto è che ho un piccolo languorino, qualcosina potrei mangiare, quindi pensavo di mangiare uno il macaron che ho avanzato a pranzo perché è ancora qui e visto che è fresco devo mangiarlo, e poi magari una caramellina, un marshmallow rigorosamente rosa, perché devo dire che questi macaron del McDonald's sono niente male ragazzi, mi piace un sacco, cioè mangio ancora una caramellina, un marshmallow e poi basta fino all'ora di cena. Yum. Ragazzi, sono super fiera di me stessa perché sono riuscita, allora sono tornata a casa e sono riuscita a scovare non solo il colorante per alimenti rosso, ma ho trovato quello rosa perché quello che ho in mente è una pasta color pastello e quindi ho, allora per essere certi li ho presi entrambi ovviamente.
neanche a dirlo. Allora, ho preso, perché mi sono detta, posso usare quello rosa e poi se vedo che viene troppo chiaro posso aggiungere una goccia di quello rosso. Sto ufficialmente preparando la cena. Il piatto in cui sto buttando praticamente più impegno è nel quale credo di più in questa challenge. Allora, ok, ho messo semplicemente sull'acqua della pasta e poi qui ho allora pronto il nostro sugo radicchio speck, che dovrebbe già essere abbastanza rosa come colore. Faremo i fusilli e poi, come vi facevo vedere stamattina, abbiamo il sale rosa, ragazzi. Ok, ci siamo, ragazzi, sono molto orgogliosa di usare questo sale rosa, fa anche rima tra l'altro, non intended. Ok, allora intanto sta cadendo anche nel sugo. Allora, non so se questo basta, credo di no, quindi questo video si sta trasformando in un come non cucinare con Nicole. Aiuto, bollente. Ok, allora facciamo ancora vedere ancora un sale. Po', scusa, mi sto ustionando la mano. Ok, la pasta è pronta, ho aggiunto il sugo, mescoliamo. Decisamente non è soddisfacente il rosa, nel senso che è a malapena lilla, direi, ma aggiungiamoci il colorante, proviamo con questo intanto. Già meglio, direi, già meglio, ragazzi. Così non è male. Super, è proprio un bel rosa pastello, eh? Ci siamo, direi, ci siamo. Ta-da! Ok, è arrivato il momento della verità e mi sembra stranissimo mangiare una pasta di questo colore, è veramente bizzarro. Spero comunque che il colorante non si senta, perché ne ho messo veramente tanto, veramente troppo, vediamo. Devo dire, niente male. Almeno il colorante non sembra che ci sia, non è niente male ed è la prima volta che assaggio qualsiasi cosa di cibo che contenga radicchio. Quindi per me è anche una grossa novità, come vi dicevo prima, e devo dire che non si sente, almeno mi piace, quindi positivo. Sto guardando la TV e nonostante io abbia mangiato veramente tantissimo oggi, direi che è arrivata l'ora di mangiare un po' di gelato. Voglio assaggiare questo gelato, spero sia buono. Soprattutto spero sia rosa, perché altrimenti non potremo mangiarlo. Nel frattempo notare le mie ciabattine rosa e notare il mio top rosa. Mi sono cambiata, ho messo una specie di pigiama, cioè in realtà una t-shirt comoda che uso a casa, ma anche questa rigorosamente rosa, ragazzi. Ok, devo dire che forse dalla confezione sembrava un pelino più rosa, però dai, direi che ci siamo, non è male notare anche la coppetta rosa, rigorosamente. Ho poca batteria, quindi devo assolutamente metterla in carica, ma volevo dirvi che il gelato è super buono. Ragazzi, sono qua nel mio studio, come al solito in tutte le challenge faccio un po' un riassunto di tutta la giornata qui appunto nel mio studio davanti alla mia scrivania. Praticamente devo dire che oggi è stata una giornata interessante, molto impegnativa. Sapevo che sarebbe stato complicato trovare cibi rosa ed effettivamente è stato molto complicato. Penso che il pranzo sia stato un po' un mezzo fail, non tanto per il dessert quanto per il pane che non sono riuscita a colorare bene, però la pasta per cena era buona, ragazzi, e decisamente di un bel colore rosa, quindi questo sono contenta. Il gelato molto buono, poi mi si è scaricata la batteria, però era buono e direi abbastanza rosa. Una cosa posso dirvi, domani sicuramente non mangerò nulla, nulla di rosa, perché ne ho veramente fin sopra i capelli. È stata una vera e propria challenge. Tutte le challenge sono delle vere e proprie sfide, che se fossero facili, giustamente non sarebbero sfide. Quindi sicuramente è stato impegnativo, però voglio sapere da voi, uno, se come idea vi piace, se dovessi fare altri video di questo genere, ma magari un giorno mangio solo cibo, che ne so, giallo, un giorno mangio solo cibo azzurro, penso che sia molto più difficile del rosa, perché non c'è niente di azzurro, se no il gelato al puffo. Che cosa c'è di azzurro? Vabbè, quindi molto interessante questa cosa. Spero vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere se ne volete degli altri e se sì, quale colore volete che faccia. Nel frattempo, un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, ciao!